Al nostro ritiro, sono già meno un quarto, e non possiamo non iniziare nel cercare di dare un caldo e caloroso benvenuto a tutti i partecipanti, soprattutto col freddo che c'è, credo che faccia bene. E soprattutto proprio per la giornata di oggi, che abbiamo visto una giornata un poco duretta, di freddo, di neve, eccetera, la vostra presenza assume un significato ancora più sacro, particolarmente importante, perché questo significa che c'è stato un doppio sacrificio nel venire qua. E sacrificio significa fare una cosa sacra. Ecco, e quindi veramente vi ringrazio di cuore per la vostra presenza e per il sacrificio che avete fatto, come ringraziamo di cuore il nostro vescovo, il nostro pastore, Sua Eminenza il Cardinale Bassette, che anche lui, sia per il tempo, sia per i tanti impegni che ha, ecco, ha fatto il sacrificio pure di volerci essere qui in mezzo a noi, per rivolgere a ciascuno di noi la sua parola di conforto, di incoraggiamento, ecco, di indirizzo, ecco, di aiuto per il nostro servizio, il nostro ministero della evangelizzazione e della catechesi. Questa mattina in una parrocchia di Perugia, in quanto direttore, ho accolto ufficialmente una coppia proveniente dall'Africa che hanno chiesto di diventare cristiani, quindi l'abbiamo ammesso al cammino del catecumenato. E qualche settimana fa sono andato a trovarli e abbiamo avuto un dialogo, e poi ho posto la domanda del perché chiedono la fede. E durante il dialogo la signora ha fatto questa osservazione che mi ha profondamente colpito. Padre Calogero, se io dovessi morire ora, morirei con un grande dolore nel cuore. Io ho pensato, beh, la signora ha 40 anni, madre di figli, quindi sicuramente avrà il dispiacere di lasciare i figli alla famiglia. Dice, no, non è questo. Se io dovessi morire ora senza ancora ricevuto il battesimo e quindi senza aver ricevuto ancora Gesù, io morirei col dolore che mi è venuto a mancare qualcosa di grande e di importante per il bene della mia vita. Perché una vita vissuta senza Gesù non ha senso e gusto. Per cui io non vorrei morire ora se non dopo aver ricevuto Gesù nei sacramenti del battesimo, della cresima e dell'Eucaristia. E io ho riflettuto e ho pensato dicendo a me stesso, in primis mi devo sentire dire da una coppia di pagani la bellezza e l'importanza di ricevere Gesù nella vita. E secondo, riflettuto, un giudizio del genere non nasce dall'aver conosciuto Gesù sui libri o conosciuto Gesù come dottrina. Se arriva un giudizio del genere, e quindi anche un'impostazione di vita del genere, quando lo si incontra in modo vivo e reale, in una carne viva, che è la carne della Chiesa, resa presente dai testimoni della fede, che ti tocca la vita. E per questo allora il titolo di questo ritiro spirituale è: la catechesi non è una lezione, ma la comunicazione di una esperienza di fede. Padre Vescovo, adesso iniziamo, la ringraziamo della sua presenza e della sua parola, ci parla della cosa più semplice e più bella della vita, Gesù. E quindi iniziamo questo nostro ritiro con il canto allo Spirito Santo, e poi ci atterremo all'indicazione del programma della giornata. Quindi, dopo la meditazione del nostro cardinale, avremo i gruppi di studio, dove in ogni gruppo di studio ci sarà un relatore che prenderà appunti sulle cose più importanti che vengono dette. Poi ci sarà la pausa alle 17:30, un break, un happy hour, si dice ora, parlando un po' tutti moderni.
Alle 18 l'adorazione, alle 18.30 la Santa Messa, ma chi già è stato a Messa oggi può ritornare a casa anche, essendo che c'è un po' di brutto tempo. Bene, ci mettiamo in piedi e così iniziamo il nostro ritiro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Insieme cantiamo il canto allo Spirito Santo. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi, cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi. Vieni, o Spirito, dai quattro venti e soffia su chi non ha vita. Vieni, o Spirito, soffia su di noi, perché anche noi riveniamo. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, insegnaci a lodare il Dio. Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu l'unità. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi. Presenza numerica, anche se il tempo non è molto favorevole, ma non vi lasciate impressionare dai meteorologi, perché sembrava che dovesse venire la bufera, la Siberia, sì, vabbè, un po' di freddo, ma prima o poi dovrà venire. Ricordo, stamattina sono stato sul lago a celebrare che nel 2012 il lago era completamente ghiacciato, adesso è molto tranquillo. A vedervi sembrerebbe di dover dire una battuta, che la catechesi è poca cosa, non è il compito primario dei preti, perché se io non mi sbaglio in tutta la sala ce n'è due soltanto, ho visto Don Nazareno e ho visto Don Calogero. Poco anche dei diaconi, perché se non mi sbaglio ne vedo due soltanto, uno permanente e uno indirizzato al sacerdozio. Poco anche degli uomini, perché... E allora di chi è la beatitudine del catechismo e della catechesi? Delle donne, perché
Facciamogli un applauso, perché questa sala è piena di donne. Ringraziamo la madre chiesa, la chiesa è mamma, grazie a Dio. Ecco. Era soltanto una battuta, eh? Mi ha sempre colpito, due parole mi hanno colpito in particolare del Vangelo di Giovanni, che sono nel primo capitolo al versetto 39: venite e vedrete. Sembrerebbe per il Vangelo di Giovanni essere questo il metodo che ogni catechista deve imparare per non essere un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna, o peggio ancora, qualcuno convinto di dover semplicemente trasmettere dei contenuti, delle nozioni, come se dovesse spiegare il problema di Pitagora. Naturalmente i contenuti e le nozioni sono anche utili, eh? Anzi, io vedo, ormai un po' la mia esperienza si è allargata all'intera penisola, da Milano a Palermo, vedo che la catechesi non sta molto bene da noi, non da noi a Perugia, dico in generale, perché si fa dei periodi lunghissimi di catechesi. I ragazzi sono sempre in parrocchia da una certa età, poi da prima elementare, a seconda elementare, e arrivano all'età della cresima, 6, 7, anche 8 anni. E mi rendo conto che il tempo è lungo della catechesi, i contenuti sono scarsi. Perché se voi andate a domandare a un ragazzo di 17-18 anni che ha fatto la cresima tranquillamente chi è Gesù Cristo, e questa è la riprova, il più delle volte, come è capitato a me, che l'ho fatto tante volte anche andando prima come insegnante di religione ma andando da vescovo nelle scuole, ti rispondono: boh, ma pensaci un po'. Certo, Gesù Cristo è un grand'uomo, però io che me ne faccio d'un grand'uomo se Gesù Cristo non è una persona che ha una relazione diretta con la mia vita? Eppure questi ragazzi hanno fatto la prima comunione, hanno fatto la cresima, hanno fatti anni e anni di catechesi. Cos'è rimasto? Vedo appunto che spesso questa catechesi è scarsa purtroppo di contenuti, è scarsa anche di kerigma, perché il kerigma è l'annuncio di Cristo, persona viva che coinvolge direttamente la tua vita. Forse si fa tanti discorsi, anche buoni. Allora io credo che veramente, ecco, sulla nostra missione di catechisti ci sia molto da riflettere per comprendere la chiamata alla missione, perché qui si tratta direttamente di missione. Bisogna lasciarci ammaestrare da colui che è il vero catechista, da colui che è l'evangelizzatore del Padre ed è il Signore Gesù. Prima di tutto, vedete, nel Vangelo Gesù, pur essendo il Maestro, riconosciuto come tale anche dagli avversari, dai farisei, i rabbini hanno detto al Papa di non criticare i farisei, d'altra parte sono qualche cosa di sostanziale nella religione ebraica. Però anche loro, anche i farisei, lo chiamavano maestro. Si costituisce al centro, più che sopra, la comunità dei dodici e dei discepoli,
Gesù è il cuore della comunità. È il cuore della comunità, dicevo, non il padrone. Gesù della comunità dei discepoli conosce la singolarità delle relazioni che la costituiscono, perché lui non è fuori, ma è pienamente dentro. È importante conoscere coloro che sono i destinatari, conoscere le loro famiglie. Mi diceva una catechista tempo fa alla visita pastorale, in una classe di 15 ce n'era 12 che avevano delle famiglie scombinate. Io ricordo il grido, era un grido quello, ecco, di un ragazzo che faceva la cresima in una parrocchia della periferia di San Sepolcro, ma nella campagna. Lo ricordo come ora, erano 8 ragazzini. E il parroco mi aveva detto: guarda, quello che è nella tal posizione c'ha i genitori separati, per cui alla sua cresima però di fatto c'erano 4 genitori e 8 nonni. Una volta magari 2 genitori avevano 8 figlioli, Adesso succede che un ragazzo si trova ad avere 4 nonni e 8 nonni e 4 genitori. Hanno fatto la preghiera dei fedeli, quella tradizionale che è scritta nel libro rosso della cresima. E questo bambino, a un certo momento alla fine, quando io stavo per concludere, alza la mano e con una voce che tremava così in mezzo a quell'assemblea dice: Signore, io ho solo una cosa da chiederti, che la mia famiglia torni ad essere quello che era prima. Vi immaginate il gelo dell'assemblea? Io penso come si saranno sentiti in quel momento le persone a cui facevo riferimento. Conoscere bene, ecco, le situazioni dei destinatari, come Gesù, che conosceva bene la singolarità, le singolarità dei suoi discepoli. In quel venite, sta il modo di essere catechista del Signore. Uno stile, diremmo, di comunione, uno stile di vita condivisa con i suoi, in una itineranza nella quale l'unica stabilità è la relazione con lui. L'apertura di Gesù, prima non è stata una battuta, no, quando ho fatto fare l'applauso alle donne, ma se noi guardiamo il Vangelo ci accorgiamo l'apertura di Gesù alle donne. Oggi potrebbe sembrare un fatto insignificante, ci sono addirittura delle comunità religiose fatte di uomini, di donne. Oggi c'è un'altra concezione, ai tempi di Gesù un rabbì che era circondato da tutte queste donne veramente rappresentava qualcosa di assolutamente nuovo. Dice sempre Giovanni al capitolo 8, c'erano con lui i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria di Magdala, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li assistevano con i loro beni. Ecco, vedete, la libertà di Gesù nell'accogliere tutti, nell'accogliere i poveri, i peccatori, la libertà nei confronti della rigidità dell'interpretazione corrente della legge, ci consegnano questo stile di Gesù, ci consegna uno stile di accoglienza ecclesiale
che ha il suo fulcro nello stare del catechista in una comunione con colui che è discepolo. Il catechista, potremmo dire, fa strada con coloro ai quali è mandato ad annunziare, sempre in uno stile di accoglienza, propositivo e non impositivo, coinvolgente e affettivo insieme. Dicevamo prima, accennava Don Calogero, la catechesi è l'azione materna della Chiesa, ecco, proprio in uno stile materno. Il venite del Signore è libero, senza ansie di proselitismo, e nasconde una totale fiducia nell'opera del Padre che custodisce coloro che gli ha donato. Padre, custodisci coloro che mi hai dato, o tu non sinte che siano una cosa sola, come tu sei in me e io in te, perché il mondo creda. Forse troppe volte ci affaniamo rincorrendo un risultato che sia misurabile, che sia visibile, siamo umani, è comprensibile questo. Certo che i bambini, i ragazzi, gli adulti frequentino meno gli incontri a cui sono invitati, è sintomatico, ma non può essere questa l'unica preoccupazione di un catechista. Essendo la predicazione efficace secondo le regole del regno, la sostanza, ecco, della sua missione. Forse un eccessivo affanno per i numeri, per le presenze, ma stiamo attenti, è importante preoccuparsi anche di questo, ma stiamo però attenti che tutto questo non nasconda un atteggiamento troppo centrato su di noi, invece che sulla grazia che ha i suoi modi e i suoi tempi di operare. Forse delle volte, se facciamo una riflessione seria, siccome avete detto che questa è una meditazione, c'è qualche cosa veramente da riflettere. Così la prima comunicazione efficace per un catechista, prima perché fondamentale, è la fiducia nella potenza della parola che annuncia, l'esserne di essa servitore, amministratore e non padrone. Stamani, nelle letture della parola di Dio, c'era una catechesi fondamentale su questo punto, anche nell'esperienza di Abramo. Vedete, delle volte noi diciamo l'esperienza e la grandezza della fede di Abramo consiste nella sua disponibilità a sacrificare anche il figlio. Ma questo è metà del discorso. Questo è il suo atteggiamento interiore, il suo atteggiamento positivo. Direi il fulcro su cui Dio si è basato. Non hai esitato a sacrificare il tuo figlio, perciò io che già ti avevo fatto una promessa, te la rinnovo, eccetera. Ecco come abbiamo letto alla fine dell'episodio del sacrificio di Asaph. Ma la promessa non sta nel fatto che Abramo è disposto anche a sacrificare il figlio, non sta nel sacrificio del figlio, sta nella fede di Abramo. Questo è importante che noi ci riflettiamo. Dio non fa una promessa su un'azione che poteva arrivare fino a sacrificare il figlio, ma rimaneva sempre qualche cosa di limitato.
Dio fa la promessa su qualcosa che è illimitato, sulla fede che Abramo ha nella sua parola. E almeno stamattina l'episodio della trasfigurazione, c'erano anche i bambini, ho cercato di farglielo capire e l'ho spiegato così. Ecco, quindi questa grande fede nella parola, la fiducia nella potenza della parola che annuncia, e della parola, come dicevo prima, noi siamo servitori, amministratori, ma non padroni. La sorgente della catechesi, ecco proprio anche col riferimento facevo prima, non siamo noi, ma è il Verbo incarnato e glorificato che opera alla destra del Padre. La relazione con la parola ci rende discepoli e non trasmettitori. Non siamo dei tubi che conducono l'acqua o dei fili che conducono la corrente elettrica. Noi siamo coinvolti, siamo discepoli nel trasmettere la parola. Figli del Padre siamo e non dei pedanti maestri. In questo, anche in questo, sta quella via della bellezza alla quale ci invita Papa Francesco. Apro una piccola parentesi. Leggete l'Evangelio Nunziale. L'avete letto tutti. E poi si fa come il Vangelo, si prende e si mette lì. Già fatto questo documento, l'ha visto. Amoris Laetitia, belle vista, il Papa ha detto questo. E così via. Io credo che veramente ci sia un approfondimento importante da fare, come ci fu in un altro momento della storia della Chiesa nel secolo scorso, ed era l'Evangelii Nunziandi di Paolo VI, che ora sta per essere fatto santo. Noi dobbiamo mettere lo stesso impegno che cercammo di mettere allora, io ero già prete da tanto tempo, perché non è solo un documento, ma è qualcosa di molto di più. È un invito profondo a un cambiamento di mentalità, ad una conversione pastorale che nella Chiesa è necessaria. Papa lo ripete tante volte, non basta qualche aggiustamento, fare qualche cosa di più o qualche cosa di nuovo. Che poi il Papa non è che sia un grande innovatore, anche nelle sue forme di pietà, nella sua catechesi è molto tradizionalista, si direbbe. A me mi ha riempito le tasche di novene, e la novena per sciogliere i nodi, e la novena a Santa Teresina che mandi il fiore, e la San Giuseppe perché ti metta nei sogni. La sua pietà personale è bellissima, perché è molto semplice, è come quella di ciascuno di noi, ma è una pietà che veicola una grande fede. Ecco, questa allora conversione pastorale, dice appunto, parla della via della bellezza, è bene che ogni catechesi presti una speciale attenzione alla via della bellezza, via pulcritudinis. Annunciare Cristo significa che mostrare che credere in Lui e seguirlo non è soltanto una cosa buona, vera e giusta, ma è anche bella. È bello, no? Seguire il Signore. Pensate a come lo vedeva Francesco, come lo seguiva. Seguire il Signore può veramente colmare, prima di tutto, la nostra vita di nuovo splendore e di una gioia profonda anche in mezzo alle prove. Passo che vi ho letto è appunto l'Evangelii Gaudium al 167. La testimonianza della gioia, una gioia che sa riconoscere i segni del Verbo in ogni situazione e opera dell'uomo, è un formidabile stile di annuncio. Qui si apre anche la via della creatività nei metodi,
che richiede di abbandonare la forma concettuale. Io mi ricordo la cosa, la mia maestra era analfabeta e io facevo seconda elementare quando feci la prima comunione, quindi la maestra di catechismo, poverita, era analfabeta, ma questo non vuol dire nulla. Era una gran brava donna che con la sua vita, la sua famiglia, i suoi figli testimoniava un cristianesimo vissuto. Però dovevi rispondere alla domanda: chi ci ha creato? Ci ha creato Dio? Chi è Dio? L'essere Gesù? Cos'è la Chiesa? E quando non sapeva rispondere alla domanda, aveva una bacchettina che arrivava fino a te, tac! E allora si imparava la domanda a mente per pigliare meno bacchettate, capito? Non per un grande amore alla verità, non ci si capiva nulla, sinceramente. Ma era poi un altro modo di vivere la fede, perché la fede si succhiava nelle nostre famiglie, la fede era l'atteggiamento dei nostri nonni, dei nostri genitori, la fede era anche questo. Una volta ho preso una sassata, quando arrivai a casa dissi che era caduto, perché se avessi detto alla mia mamma che un ragazzo mi aveva tirato una sassata, avrebbe detto: il segno gli hai dato noi e mi dà un ceffone. Non andava a denunciare la mamma del ragazzo o la preside, capito? Ma non è un discorso polemico, è veramente un cambiamento di mentalità di epoca. Però qual era il bello da allora? Che si cresceva nella fede, che si cresceva nei comandamenti di Dio, perché era una cosa naturale. Una volta portai a casa due pere che erano del vicino, due ceffoni. Si chiede, dice la mamma: vuoi una pera? Il vicino te la dà, gliela chiedi però, ma gliela vai a rubare dall'albero. Erano, è poco da fare, erano insegnamenti alla fine. Non che io rimpianga il passato, perché non sono mai stato male come dopo la guerra, umanamente parlando, però la fede si succhiava dalle mammelle proprio di nostra madre, ecco, come ci dava il latte così. Se, come afferma Sant'Agostino, noi non amiamo se non ciò che è bello, il Figlio fatto uomo, rivelazione della infinita bellezza, è sommamente amabile e ci attrae a sé con legami d'amore. Dunque si rende necessario che la formazione nella via della bellezza sia inserita nella trasmissione della fede. È auspicabile che ogni chiesa particolare promuova, questo è ancora il Papa che lo dice, l'uso delle arti nella sua opera di evangelizzazione. Io mi sono trovato durante la visita pastorale alla nostra università e in particolare all'Accademia delle Belle Arti, che dei nostri ce n'è quasi punti, sono quasi tutti del Medio Oriente e ce n'era 400 cinesi, i cinesi si riconoscono bene. A un certo momento una ragazza cinese ha detto: ma noi vediamo tutta questa arte, che è tutta arte cristiana, andiamo al Medioevo, al Rinascimento, fino al Moderno, ma anche nel Moderno, è quasi tutta arte cristiana. Noi non comprendiamo i segni del cristianesimo, bisognerebbe che qui venisse qualcuno a spiegarceli. Allora il direttore dell'Accademia mi dice: ma lei non potrebbe mandare dallo studio teologico un professore di liturgia che gli spiega cos'è l'ultima cena, che gli spiega cos'è la morte di Cristo e che valore ha? Altrimenti che cosa capisce uno dell'arte? L'arte è una via che ti porta, che ti introduce in un mistero. E abbiamo mandato una persona. Ma questo vale anche per i nostri ragazzi. Se veramente si riuscisse, noi siamo pieni di arte anche in Umbria come in Toscana, a fare delle catechesi anche attraverso l'arte.
e non soltanto così, raccontando storielle, fatte re, anche attraverso l'arte. Sarebbe questa via pulcritudinis di cui ci parla il Papa, ma ci parla anche Sant'Agostino. Dice ancora il Papa, bisogna avere il coraggio di trovare i nuovi segni, i nuovi simboli, una nuova carne per la trasmissione della parola, perché la parola ha sempre bisogno di incarnarsi. Le diverse forme di bellezza che si manifestano in vari ambiti culturali e comprese quelle in modalità, sempre Evangelii Gaudium, non convenzionali di bellezza, che possono essere poco significative per gli evangelizzatori, ma che sono diventate particolarmente attraenti per gli altri. Ecco il discorso dei cinesi. Venite e vedrete. C'è un vedere che è un guardare, c'è un vedere che è considerare, c'è un vedere che è contemplare, c'è il vedere che ti mette in comunione. Il vedere di cui parla Gesù qui è proprio un entrare, un guardare, che è una visione spirituale, che è la comprensione della verità profonda di ciò che si vede. È bellissimo. Ho visto il Signore, ho visto il Signore. Non l'aveva visto con gli occhi, ma lo aveva compreso, l'aveva intuito, l'aveva afferrato, era stato afferrato da Cristo attraverso quella visione. Il vedere, i vari gradi del vedere. E questo itinerario, così nei vari gradi che ho appena accennato, si compie in ogni catechesi che di per sé è sempre illuminazione, perché compiuta nella potenza dello spirito che è sprigionato dal Kerigma. Ho detto prima all'inizio che spesso vedo delle formazioni catechetiche con pochi contenuti, ma anche con poco Kerigma, cioè poco annuncio diretto della persona di Gesù. Le nostre catechesi spesso sono delle buone parenesi, delle pie esortazioni importanti, etiche, ma possono lasciare poi il tempo che trovano. La catechesi o apporta all'incontro con Gesù, oppure ecco si rimane lì. Ecco perché è necessario l'annuncio del Kerigma. In questo senso è più che mai necessario accogliere l'invito di Francesco a non pensare che nella catechesi il Kerigma venga abbandonato a favore di una formazione che si presupporrebbe essere più solida. Sì, il Vangelo dice questo, ma la cosa più importante poi sono i consigli pratici che do io. Magari uno non la pensa a questo modo, però si comporta di conseguenza. Ecco, io vorrei ribadire qui, ma con forza, che non c'è nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente e di più saggio di un tale annuncio. Tutta la formazione cristiana è prima di tutto l'approfondimento del Kerigma, che va facendosi carne sempre più e sempre meglio, che mai smette di illuminare l'impegno catechistico. Lui è la luce vera che illumina ogni uomo che viene in questo mondo e che permette di comprendere adeguatamente il significato di qualunque tema che si sviluppa nella catechesi. È l'annuncio che risponde all'anelito infinito che c'è in ogni cuore, che sia un ragazzo, che sia un giovane, che sia un uomo. La centralità del Kerigma richiede alcune caratteristiche dell'annuncio che oggi sono necessarie in ogni luogo. Primo, che esprima l'amore salvifico di Dio, previo, lo dicevamo prima, all'obbligazione morale e religiosa. Noi dovremmo arrivare anche a scindere
Catechesi, Kerigma e Catechesi, celebrazione eucaristica, sacramenti, non possono essere un tutt'uno, e ognuna di queste attività sacramentali, perché anche quella del Kerigma è un'attività sacramentale, non può essere subordinata all'altra o strumentale all'altra. Se non viene al catechismo, non ti fa, ecco, siamo noi già che subordiniamo, noi dobbiamo farli venire al catechismo per la bellezza di questo annuncio e di questa esperienza di vita, perché se il catechismo diventa un'esperienza di vita, è indipendente, poi è chiaro che poi ti porta anche al compimento, ti porta all'incontro con Gesù nell'Eucaristia, ti porterà a rafforzarti nello spirito della cresima. Ma c'è una mentalità troppo strumentale della catechesi in funzione dei sacramenti. Ecco, non so se le cogliete queste cose, ma io l'ho viste per esempio anche molto bene nella visita pastorale, ora insieme a Don Paolo magari le scriveremo anche. Questo esige dall'evangelizzazione alcune disposizioni che aiutano, sono alla fine, ad accogliere meglio l'annuncio. Vicinanza ai ragazzi, apertura al dialogo, pazienza, accoglienza cordiale, eccetera. Una catechesi kerigmatica è l'opposto di una lezione, e qui credo di averlo dimostrato il tema che mi avevate dato, perché io sono famoso per andare fuori tema, e divento troppo chiacchierone, anche a Quinta Ginnasio, dagli Scolopi, padre Balducci mi disse: hai fatto un bel tema, ma completamente fuori tema. Meno male che poi mi interrogò su un brano di letteratura che sapevo molto bene, allora un po' a chiacchiera mi ripresi, capito? Ecco, ed era benissimo. È l'opposto di una lezione, perché è esperienza viva del fuoco dello Spirito. Il kerigma è trinitario, è il fuoco dello Spirito che si dona sotto forma di lingue e ci fa credere in Gesù Cristo, che con la sua morte e risurrezione ci rivela e ci comunica l'infinita misericordia del Padre. Ciò che abbiamo veduto, ciò che abbiamo udito, ciò che le nostre mani hanno toccato, dice Giovanni nella sua prima lettera, quel Cristo che noi abbiamo visto vivo, risorto, noi la comunichiamo a voi. Ecco cos'è il kerigma, l'annuncio del kerigma. Perché fra noi e voi ci sia una comunione perfetta. E la nostra comunione, ecco l'aspetto trinitario del kerigma, è nel Padre, nel Figlio suo Gesù Cristo e nello Spirito Santo. Il kerigma è Gesù che attraverso la sua morte e risurrezione ci comunica, non solo ci rivela, ma ci comunica, ci dona l'infinita misericordia del Padre. Sulla bocca del catechismo, del catechista, torni sempre a risuonare il primo annuncio. Ma non abbiamo paura di dirglielo ai ragazzi o ai più grandi dei ragazzi, agli adolescenti: guarda che Gesù Cristo ti ama, guarda che per te ha dato la sua vita, guarda che non è lontano da te, ma vive al tuo fianco ogni giorno, ti illumina, ti rafforza, ti libera. Quando diciamo che questo annuncio è il primo, non significa che sta all'inizio e dopo si dimentica o sostituisce con un altro. Vuol dire che deve essere primario nella nostra vita e deve rimanere per sempre. È il primo in senso qualitativo, perché è l'annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell'altra, in tutte le sue tappe e in tutti i suoi momenti.
Per questo anche il sacerdote, come la Chiesa, deve crescere nella coscienza del suo permanente bisogno di essere evangelizzato. Ecco perché ho detto all'inizio che mi sarebbe piaciuto ci fossero anche i preti, i diaconi e tutto il popolo di Dio. Perché se San Girolamo dice che la parola di Dio cresce con chi l'ascolta, anche il Kerigma cresce con chi l'ascolta, ma soprattutto cresce con chi l'annuncia. Allora non è un mestiere il vostro, non è un ruolo, è una missione bellissima che vi fa crescere in quel Kerigma che annunciate. Con queste brevi suggestioni che scateriscono da quel venite e vedrete che risuonò 2000 anni fa per pochi pescatori di Galilea e che si rinnova ogni volta e sempre per ciascun uomo che nasce su questa terra, io vi invito. È una giornata un po' faticosa per me, domani ce l'ho più faticosa perché ho la presidenza della CEI e poi devo partire per il Kosovo, dove lì mi dicono c'è veramente la neve, a visitare una nostra comunità che abbiamo laggiù. Poi giovedì c'è la congregazione dei vescovi, poi finalmente il fine settimana lo passo a casa. Mi sono ridotto ad essere come quei poveri padri pendolari che stanno fuori durante la settimana per fare le spese ai loro figli, stanno fuori con tanta ansia, tanto desiderio di vedere la moglie, di vedere i figli. A me sta succedendo, scusate la confessione, la stessa cosa. A 76 anni avrei bisogno di riposarmi soltanto in voi e me ne avanzerebbe. Invece io non so perché Dio mi ha messo in moto e va bene, finché la salute regge, finché vuole, andremo avanti così. Allora, con queste brevi suggestioni che scaturiscono dal venite e vedrete, che risuonò 2000 anni fa per pochi pescatori di Galilea e che si rinnova ogni volta e sempre per ciascun uomo che nasce su questa terra, io vi invito con gioia a proseguire il vostro servizio di annunciatori della buona notizia, sapendo che la gioia del Signore non solo vi accompagna, ma vi riveste di ogni dono di grazia da parte sua. Amen. Alleluia. Ringraziamo il nostro Padre Vescovo per la sua presenza e per la parola che ci ha rivolto, che ci ricompensa anche di tutti i sacrifici che abbiamo fatto questo pomeriggio nel venire qua. Però sappia una cosa, Padre Vescovo. Primo, che può contare su di noi, sulla nostra collaborazione. Sappia che può contare sulle nostre preghiere, e che anche se lei è in giro per il ministero che il Santo Padre le ha affidato a 76 anni, dove adesso anche si mette a frutto tutta l'esperienza che ha maturato nella sua vita come cristiano, come presbitero, come vescovo, sappia che nei luoghi dove lei va non è solo, perché lei è sempre nel nostro cuore e noi siamo con lei. Grazie. Ok? Ascoltiamo le indicazioni della segreteria per la disposizione dei gruppi di studio e poi ci si rivede fra un'oretta qui per un momento di break. Mi permettete, ma vi devo lasciare. Sì, grazie.